Benvenuti sul mio canale, ciao, io sono Pietro Graffigna, ancora una volta insieme per spiegarvi questa volta come funziona un tester, un multimetro digitale. Esattamente, oggi in questo video qua voglio spiegarvi come si utilizza e a cosa serve il tester, uno strumento molto molto necessario, interessante, soprattutto ovviamente per tutti gli elettricisti, le persone che operano nell'elettronica e nell'elettrotecnica, uno strumento in grado di misurare corrente, tensioni, misurare la continuità di un cavo, ad esempio come la ricerca di un guasto dove c'è un'interruzione su un cavo elettrico, con questo lo potremo scoprire. Misurare semplicemente le batterie di casa, le pile che abbiamo in casa che non sappiamo mai se sono da buttare o non buttare, con questo finalmente potremo saperlo. Seguite questo video e ovviamente se vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale e mettete un like. Che la lezione abbia inizio! Questo modello di tester multimetro digitale, il Fluke 75, dispone innanzitutto per la misurazione delle tensioni, delle correnti, di tutti i segnali che vogliamo misurare. Lo possiamo fare tramite innanzitutto due cavi, rosso e nero, con il puntale negativo nero e il puntale positivo rosso. I due connettori qua, i due spinotti, andranno poi a essere collegati sui quattro fori di connessioni del tester, ma vediamo ora in dettaglio la funzione dei quattro connettori. Su questi quattro connettori qua abbiamo innanzitutto il comune che andrà inserito il cavo nero, sul quale sarà sempre su questa posizione per qualsiasi misura noi vogliamo effettuare. Mentre su questo ingresso collegheremo sempre il cavo rosso per misurare le tensioni in alternata, in continua e resistenze elettriche. Il massimo valore applicabile in corrente continua sarà di 1000 volts, mentre in corrente alternata saranno 750 volts. Per impostare adesso il nostro tester in amperometro come misuratore di corrente, dovremo ruotare il nostro selettore nella posizione A di corrente continua oppure nell'altra posizione A in corrente alternata. È importante, tramite queste due connessioni, questi due fori, scegliere la portata massima di corrente. Se dovremo mettere un piccolo carico, che sappiamo che la corrente sarà molto bassa, potremo scegliere 300 mA in modo di che effettuare una misura molto precisa. Ma io vi consiglio di utilizzare sempre il connettore di 10 ampere in modo di che non c'è pericolo di rovinare, di guastare il nostro tester. Innanzitutto abbiamo i due terminali, i due fili rosso e nero. Ovviamente ricordarsi sempre che il rosso è il positivo e il nero è il negativo se parliamo di corrente, tensioni in corrente continua. E con questi due fili potremo andare a misurare, con questi due cavi potremo andare a misurare in questo caso il valore di una batteria, quante volte abbiamo avuto necessità di controllare una batteria, se è carica o non carica. Qua ad esempio ne abbiamo due. Per misurarla in questo caso abbiamo il selettore, lo dovremo accendere e posizionarlo sul volts in corrente continua. Il simbolo della corrente continua è sempre indicato da due trattini paralleli dritti, ok? Due trattini paralleli orizzontali, questa è la corrente continua, mentre se vogliamo misurare una tensione in corrente alternata, ad esempio misurare in una presa di corrente, una presa domestica che abbiamo la 220, è corrente alternata, quindi dovremo portare il commutatore qua in questo simbolo qui sulla corrente alternata. Ma andiamo a misurare una batteria, una pila, che molte volte un orologio si ferma, va lento, vediamo un po'. Una pila quando è nuova normalmente misura 1,55-1,6 volts,
noi oggi potremo provarla ad esempio a misurare e semplicemente mettendo il selettore sul simbolo di volts in continua, prendiamo lo spinotto, il connettore rosso, lo mettiamo sul polo positivo della pila e ovviamente il polo negativo dall'altra parte dell'estremità della batteria. E in questo caso leggiamo quanto misura questa batteria. In questo caso questa batteria qui è 1,41, già si può ritenere che questa batteria risulti scarica. Possiamo provare con un'altra batteria più grande, formato torcia, sempre la tensione nominale di 1,5. Misuriamo il suo stato di salute, ponendo il puntale rosso, il positivo, sul più della pila e il puntale nero sul meno della batteria della pila. Possiamo vedere che questa qui misura 1,52, quindi la tensione è più che buona, quindi la batteria risulta essere carica. Bene, abbiamo visto come funziona il nostro voltometro, molto utile per controllare lo stato di salute delle batterie, ma anche utile per verificare l'alimentazione, i generatori di corrente in altri dispositivi. Un altro esempio per utilizzare il nostro multimetro in modalità voltometro, vogliamo ad esempio sapere questo dispositivo che è un alimentatore in tensione continua, regolabile col suo potenziometro che si può regolare la tensione da 3 a 15 volt, anche se ha il suo strumento non sempre preciso. Noi possiamo misurare la tensione che sta uscendo in questo momento da questi morsetti semplicemente inserendo il positivo nel morsetto rosso e il negativo nel morsetto nero. In questo modo potremo leggere la tensione che sta uscendo da questo alimentatore. In questo caso la tensione erogata dal nostro alimentatore è 10,63. Se a noi occorre una tensione precisa 12 volts sarà sufficiente alzare tipo volume della radio della musica un potenziometro e salire con la tensione portandola a 12 volt come è richiesto magari per far funzionare correttamente qualche dispositivo elettronico. Ecco fatto. Ecco, in questo caso noi abbiamo la tensione di 12 volts e potremo essere sicuri di non guastare il nostro dispositivo che stiamo utilizzando. Per verificare il voltaggio della tensione alternata della rete domestica in casa, la famosa 220 volts, ruotiamo il selettore su V di alternata per verificare quanti volts ci saranno nelle nostre prese di corrente. Una volta inseriti i due puntali nei fori della prolunga connessa alla rete elettrica, potremo leggere sul display del multimetro la presenza di 222 volts. Questa appunto è la tensione di rete in corrente alternata ad uso domestico. Impariamo adesso ad usare il nostro multimetro come amperometro, misuratore di corrente. Dovremo ruotare il selettore sulla posizione dove c'è la lettera A. A corrente alternata, A corrente continua. Spostare il cavo rosso sui due connettori da 300 mA per piccole correnti e 10 A per misurare grandi correnti. In questo modo qua ora il tester è impostato per misurare una corrente che circolerà tra i due puntali rossi e neri. Per sapere quanto consuma, quanto assorbe una lampadina, ad esempio un utilizzatore, possiamo prendere quella di un'auto a 12 volts. Collegandola a un'alimentazione, il tester ci dirà quanto assorbe. Utile operazione per progettare un circuito con più lampadine e sapere quale batteria dovremo utilizzare. Per visualizzare sul display del tester quanta corrente assorbirà questa lampadina, bisognerà procedere come segue. Si posiziona il selettore del tester sulla
lettera A di ampere in corrente continua, si sposterà il connettore rosso sulla foro 10 ampere, è importante collegare già un filo della lampadina al morsetto negativo della batteria o alimentatore, ora collegare il puntale nero all'altra estremità del filo della lampadina e il puntale rosso collegarlo al morsetto della batteria positivo o in questo caso dell'alimentatore. Possiamo vedere sul display del tester che l'assorbimento di questa lampadina da 21 watt è di 1,86 ampere. Utilizziamo adesso il nostro multimetro digitale come ohmmetro, misuratore di resistenza. Va detto prima di tutto che il connettore nero va sempre lasciato nel foro chiamato comune, nel senso che qualsiasi misura dovremo effettuare va sempre lasciato in questa posizione, sia come ohmmetro che come voltometro che come amperometro. Per utilizzare il tester come ohmmetro misuratore di resistenza possiamo prendere ad esempio per prova una resistenza elettrica, un componente elettronico molto usato, e il suo valore ohmico sarà dato dai codici dei colori stampigliati sul proprio corpo. Ma per essere sicuri del suo valore sarà bene utilizzare il multimetro come ohmmetro. Per fare questo è necessario spostare il selettore sulla posizione ohm, dove c'è il simbolino, e appoggiare i due puntali indifferentemente a destra e a sinistra sui terminali della resistenza, sui suoi reofori. A questo punto leggeremo il suo valore ohmico, che è 467 ohm. Un'altra funzione molto interessante, molto utile, che offre il multimetro digitale è controllare la continuità di un cavo, diciamo come ricerca guasto. All'interno del multimetro abbiamo una cicalina che suonerà se i cavi sono in buono stato, non sono interrotti e c'è continuità da una parte all'altra per ricercare un guasto in un componente elettronico, in un circuito stampato. L'esempio più banale e più semplice è quando il fusibile di un'automobile non suona il clacson, non si accendono le luci. Bene, noi andiamo a vedere il fusibile interessato e col tester potremo vedere, mettendo i puntali alle due estremità, i due terminali del fusibile, se c'è continuità oppure interrotto, oppure la nostra prolunga. Quante volte in casa utilizziamo una prolunga ma non funziona l'aspirapolvere, non parte la luce matrice, semplicemente perché probabilmente nel cavo si è interrotto uno dei due fili. Come ogni prolunga che si rispetta, abbiamo due poli, la fase e il neutro, da una parte e dall'altra. Se uno dei due fili sono interrotti, ovviamente non funzionerà. Oppure ancora peggio, può succedere che fase e neutro sono in cortocircuito, appena utilizzate e inserite la presa nella corrente, farà una botta micidiale, perché i due fili si sono uniti insieme, si sono rovinati all'interno. Col nostro tester vi spiegherò come si può utilizzare per ricercare un guasto. Abbiamo detto che per effettuare la prova se funziona o è guasto, si è interrotto un fusibile, classico fusibile per auto, dovremo mettere i puntali del nostro tester sopra i due contatti, i due terminali. Quindi la posizione del tester, il nostro selettore, dovremo metterlo qui dove c'è un simbolo di un suono emesso e anche del diodo, perché in questa posizione qua potremo anche andare a testare se un diodo funziona. Da una parte deve condurre, invertendo la polarità non conduce, ma lo vedremo più avanti. In questo modo qua però potremo vedere se due fili sono interrotti, se c'è la continuità elettrica. In che modo? Semplicemente lasciando il nostro selettore su questo simbolo sonoro e per prova, prima di iniziare a cercare il nostro guasto, dovremo unire i due puntali
e dovremo sentire questa cicalina che sta suonando. Ok? Bene, in questo modo qua sappiamo che il nostro strumento è pronto. Prendiamo ad esempio il nostro fusibile che possiamo pensare che sia guasto o meno, a parte che se lo mettiamo contro luce vedremo se è interrotto la lamella all'interno, però vogliamo essere sicuri, facciamo toccare i due, ecco, l'indicatore marcherà 0, indicherà 0 vuol dire nessun ohm di resistenza, cioè non c'è niente che di interrotto. E quindi il nostro fusibile è sicuramente buono. Possiamo provare ad esempio anche la continuità di una prolunga. Abbiamo una prolunga, prima di utilizzarla, vogliamo essere sicuri che funziona. Noi andiamo a toccare uno dei due connettori della prolunga, non c'è nessun problema, non prendete scossa, il tester non genera corrente, quindi non avete paura. E con l'altro puntale andremo a toccare uno dei due. Ecco, vedete? In questo caso un filo è collegato a questo, 0, quasi 0, 0, sta suonando, vuol dire che c'è continuità. Se io porto il puntale sull'altro buco, sull'altro filo della prolunga, giustamente non suona perché non c'è cortocircuito, vuol dire che sono ben separati i due cavi. Ma se noi spostiamo il nostro puntale dall'altra parte sull'altra punta della presa, noi andremo a prendere di nuovo e questa volta sarà questa qua che suona. Quindi abbiamo visto che questa prolunga, ad esempio, funziona bene. Se in questo caso ci fosse un cavo interrotto o su questa presa o su questa o sulla femmina o sul maschio, a questo punto non suonerebbe, nel senso che invece di fare così è come se fosse aperto il cavo elettrico. Per cosa ancora peggiore, se invece questa prolunga fosse in cortocircuito, cioè i due cavi all'interno si sono uniti, noi possiamo mettere i due puntali dentro la presa, in questo caso in questo modo qua. Ok, ora non suona perché la presa non è in cortocircuito. Ma se noi andremo a prendere le due estremità e ci facciamo un cortocircuito, ad esempio con un paio di forbici, ecco, suonerà. Io in questo caso ho fatto un cortocircuito tra la fase e il neutro e quindi il nostro strumento, il nostro multimetro, segnalerà che c'è un cortocircuito. Adesso utilizzeremo il nostro tester per verificare la bontà, il funzionamento corretto di un semiconduttore. Eccolo qua, questo è un diodo, avremo dalla parte parte sinistra il catodo e dalla parte destra l'anodo. Un semiconduttore che ha la proprietà di far passare un segnale solamente in un senso, verso il catodo. Col nostro tester verificheremo il suo funzionamento, ponendo il selettore in posizione cicalina dove c'è anche il simbolo del diodo. Come dicevo, il diodo semiconduttore è un elemento che permette il passaggio della corrente solamente in un senso, in questo caso verso sinistra, verso il catodo dove c'è l'anellino argentato. Verifichiamo, la bontà di questo semiconduttore applicando i terminali, sul diodo, dove in una posizione, in una polarità dovrà condurre, come in questo caso, mentre se invertiamo i puntali, quindi invertiamo anche la polarizzazione del diodo, avremo un circuito aperto infinito. Quindi questo diodo funziona. Quindi possiamo concludere che per verificare la bontà di un semiconduttore dovremo invertire prima in un modo e poi in un altro la polarità sui suoi terminali, in modo di che testeremo se il diodo è in cortocircuito oppure un circuito aperto nel caso si fosse bruciato.
Bene, il nostro video termina qua, il nostro tutorial è finito, sarete contenti. In questo video, riassumendo, vi ho spiegato come funziona il tester multimetro digitale. Spero che la cosa vi abbia fatto piacere, sia stata gradita, e se vi è piaciuto il video mettete un like e iscrivetevi al canale di Pietro Grafina. Al prossimo, un saluto a tutti voi.